Questa storia parte da molto lontano, dal cuore dell'India, nella Calcutta di 30 anni fa, all'interno dello Shishu Bhavan, l'orfanotrofio dove le suore missionarie della carità accolgono e salvano da anni centinaia di bambini abbandonati. È l'orfanotrofio fondato da Madre Teresa di Calcutta, la matita di Dio, la piccola suora albanese premio Nobel per la pace nel 1979, diventata prima beata e poi proclamata santa da Papa Francesco nel 2016. Ma oggi non vi racconteremo la storia straconosciuta di Madre Teresa, ma quella della piccoletta che la suora in queste immagini tremolanti sta consolando prima di consegnarla tra le braccia della sua nuova famiglia. È la storia di Maria Chiara e del dono d'amore che l'ha portata a Gela con mamma Giusy e papà Rocco. Oggi Maria Chiara ha 31 anni, si è sposata con Mario, anche lui con una storia d'adozione simile alla sua, ed è diventata mamma della piccola Naomi e oggi racconta con gioia la sua storia. È stata l'infanzia di una bambina qualsiasi, perché io non ho mai vissuto il trauma dello scoprire o del venire a conoscenza dell'adozione. Ho sempre avuto la consapevolezza di essere stata adottata. Quindi non penso di aver avuto un'infanzia diversa da quella degli altri bambini. La differenza si è cominciata a notare nelle scuole elementari, nelle scuole medie, quindi con l'approccio alla scuola, quando si entra in contatto con persone diverse che hanno pensieri diversi, che comunque portano quello che sentono in famiglia, perché ancora non si ha un vero e proprio pensiero proprio. Un percorso di crescita, il suo, che ha dovuto fare i conti anche con le difficoltà legate alla sua diversità, che non è però mai stata un limite per lei. Non ho vissuto la diversità come un problema, ma come una spinta, come una cosa che mi rendesse speciale. Una consapevolezza che Maria Chiara deve al grande amore della sua famiglia. La mia famiglia è stata fondamentale, ma la mia famiglia non soltanto come mamma e papà, che sono i miei pilastri, la mia famiglia anche come i nonni, come lo zio sacerdote, e come gli zii più stretti che mi sono stati vicini passo passo fin da quando sono arrivata in Italia e mi sono venuti a prendere all'aeroporto di Roma. Perché protagonisti fondamentali di questa storia d'amore sono proprio Giusy e Rocco, i genitori di Maria Chiara, che dopo aver scoperto di non poter avere figli hanno deciso di dare il loro amore a un bambino che ne avesse bisogno. E così, grazie anche all'aiuto del fratello di Giusy, Don Giorgio Cilindrello, entrano in contatto con le suore di Madre Teresa e volano a Calcutta. Quasi quasi ci ha raccomandato mio cognato, che era... Abbiamo Maria Chiara è sotto... l'influsso della Madonna. La Madonna l'abbiamo vista come una stella che ci ha guidato verso Maria Chiara. Quando ci ha telefonato la suora da Roma, vostra figlia è nata l'11 febbraio e si chiama Nisha, perché il nome originario di Maria Chiara era Nisha. L'abbiamo messo Maria Chiara, che è la nostra spiritualità francescana. Maria Chiara e Mariana. E gli abbiamo scelto di cambiargli il nome. Ci siamo pentiti, devo dire. E quando abbiamo comprato la telecamera e volevamo filmare Madre Teresa, Madre Teresa non ne voleva uscire. La suora, che masticava un buon italiano, gli ha detto che frequentavamo il rinnovamento carismatico e gli serve per evangelizzare. È uscita immediatamente. Sapeva forse nel cuore che ci era servito per evangelizzare, e evangelizziamo tuttora dopo 30 anni. Si emozionano Rocco e Giusy quando raccontano l'incontro con Madre Teresa. L'emozione non si può definire emozione, perché cioè, ti ritrovi davanti una persona che sei cosciente di quello che è e non sai né parlare né dire qualcosa, perché rimani così a guardarla affascinata. Un gigante, un esserino umile. Così piccolo, un esserino così piccolo che ti affascina e
trasmette serenità, almeno a me, perché ero un po' spaventata all'inizio, quando avevo mia figlia in braccio ero un po' spaventata, però lei mi ha trasmesso con lo sguardo tantissima serenità e questa è una cosa che mi porto dietro sempre, 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 perché sono stata cosciente poi alla fine che mamme si nasce dal cuore, si diventa mamma dal cuore, si inizia dal cuore. Un'emozione che fa tremare la voce anche a Maria Chiara, che di Madre Teresa ha un ricordo sfocato, alimentato dai racconti dei suoi genitori. Io non ho avuto due mamme, ne ho avute tre. Una è stata lei. Non a caso la tua piccola si chiama anche Teresa. Sì. E ho sempre saputo ho sempre saputo che se mai avessi avuto una figlia le avrei dato questo nome. Maria Chiara cresce circondata dall'affetto della sua famiglia, ma con la consapevolezza fin da subito che la sua storia inizia dall'altra parte dell'emisfero. Noi le raccontavamo praticamente che c'era una signora in India che era la mamma, che l'amava tanto. E per questo grande amore ha preferito non farla morire, ma darla in adozione, perché anche questa è una forma di amore grande, perché avrebbe potuto abortire e quindi Maria Chiara non sarebbe qui. E quindi dicevamo questa storia, che c'era questa signora che l'ha lasciata in istituto e poi noi la sentivamo piangere e quindi abbiamo preso l'aereo per andare a raggiungere il nostro amore, perché lei prima di nascere dalla mamma è nata nel nostro cuore e poi in contemporanea alla mamma abbiamo amato allo stesso modo questa figlia. E l'esperienza con Maria Chiara apre un mondo nuovo a Rocco e Giusi, che 4 anni dopo adottano Thea, un'altra orfana di Calcutta. Eravamo a Roma a fare il colloquio per la seconda adozione ed è entrata quella che secondo noi era una barbona. Una barbona. Le suore di Madre Teresa accolgono i barboni, a San Gregorio al Cielo accogliono i barboni. E si ferma con Maria Chiara, che aveva 4 anni. Si ferma, c'erano gli scalini e si ferma con Maria Chiara. Chi sono questi due? Mamma e papà. Ah, mi prendi in giro. Sono bianchi, tu sei nera. Stupida. E i miei genitori mi hanno sentito piangere, hanno preso l'aereo, sono venuti a prendere in India. Questa la vediamo sparire. Era la psicologa. L'abbiamo ritrovata poi là dentro. E immediatamente ci hanno dato la foto di Thea. Desideravo tanto avere una sorella, anche perché ero circondata da cugini, amici che avevano già qualcun altro. Quindi io a casa da sola non ci volevo stare. Per me era un trauma quando mia zia veniva a prendere i cugini che stavano dalla nonna. E io a casa da sola non ci volevo stare, quindi questa sorellina l'ho desiderata in un modo veramente. E quando poi è arrivata ho dovuto venire a compromessi, perché prima ero la principessa di casa, adesso invece le attenzioni dovevano essere divise. E ci è voluto un po', però tutte e due abbiamo due caratteri belli forti e quindi siamo riusciti ad andare d'accordo. Dopo qualche anno arriva anche Samuele, il terzo figlio di Rocco e Giusi, stavolta da una gravidanza che nessuno più si aspettava. Ma la storia già incredibile di questa famiglia globale non finisce qui. Dopo 14 anni arriva la gravidanza biologica. E non solo questo, non ci siamo fermati perché il nostro cuore ha sempre voglia di accogliere. E quindi facciamo parte anche di una grande famiglia che è Meta Cometa e siamo genitori affidatari, quindi facciamo anche esperienza di affido. Ci sono tanti bambini che hanno bisogno di una casa, di amore e posso andare anche un po' controcorrente, soprattutto perché faccio un cammino di fede, ma io penso che un bambino abbia bisogno di una casa e di amore, indipendentemente dalla religione, dal sesso, dall'orientamento sessuale, da qualsiasi cosa.
Ciò che conta è semplicemente che ricevono amore. Rocco e Giusy accolgono tanti bambini che gli vengono affidati dai servizi sociali perché le loro situazioni familiari sono pericolose e a rischio e ciascuno di loro garantiscono amore e protezione. Perché l'amore non si può fermare. L'amore non si può fermare perché se una coppia apre il cuore, lo apre a 360 gradi. E noi nel nostro piccolo cerchiamo di fare questo, aprire il cuore con amore. Siete felici? Sì, tanto. Tanto, perché abbiamo sperimentato appunto l'amore nell'amore.